Bentornati al Mobile Meeting ed Exhibition 2017, io sono Chris e sono qui con Mauro Invernizzi, Country Manager di Doro. Parliamo di nuovi prodotti e di strategie. Bene, strategia di Doro, strategia chiara, segmento di riferimento gli over 65 e anche sopra, un segmento dove noi stiamo operando sia lato prodotti che lato servizi, così abbiamo segmentato in tre reali cluster, segmento del senior attivo, segmento del senior fragile, segmento del senior dipendente. In ognuno di questi segmenti abbiamo sviluppato prodotti e servizi, ultimo dei quali abbiamo lanciato l'8031 quest'anno, un prodotto, uno smartphone che è un Android, che ha tutta una serie di facilitazioni nell'uso del prodotto e che attraverso una delle applicazioni e delle app che vengono scaricate su qualsiasi altro smartphone è in grado di aiutare a distanza la persona, per cui valutare se lo sta utilizzando bene, se magari ha qualche problematica. Abbiamo creato anche una chat particolare per dare un aiuto alle persone che magari sono sole. Qui l'obiettivo è di trovare delle sinergie per prodotti e applicazioni per cercare di aiutare questo segmento di riferimento. Nell'ambito dei prodotti, da un lato smartphone, dall'altro feature phone, perché? Perché una quota parte del mercato italiano ancora vive con un prodotto semplice, ha necessità di avere un prodotto magari con chiare caratteristiche, certo, per il target di riferimento. Non solo, abbiamo pensato anche di utilizzare dei feature phone per avvicinarli ai social, per cui l'ultimo, la serie 65, è in grado di poter usufruire di un social nonostante, qui verso Facebook, anche se è un prodotto semplice. Dal lato fragile e dal lato dipendente stiamo ragionando anche nell'ambito del cosiddetto assistenza al care, per cui l'azienda ha una business unit molto chiara che si chiama Doro Care, dove portiamo verso questa utenza finale dei prodotti, sensori. Abbiamo recentemente testato e fatto vedere a livello europeo un prodotto che sarà, ritengo, una grossa opportunità per il segmento degli Alzheimer, un prodotto che è in grado, certo, di poter dialogare con la persona qualora se ne abbia necessità. Per cui operiamo costantemente in questo, monitorando sempre attraverso delle interviste che facciamo ai senior di riferimento in tutta Europa per capire quali sono le esigenze. L'idea, anche sintetizzo io, cioè è stata quella di portare dei telefoni dedicati ai senior, però non solo con elementi base, ma quindi con un touchscreen, con un sistema operativo vero e proprio, naturalmente facilitato per loro, quindi cercare di dare qualcosa di più di quelli che erano i feature phone tradizionali, che poi erano semplici da utilizzare ma davano ben poco. È un segmento che non vuole essere stigmatizzato, per cui bisogna portare prodotti di design da un lato, facilitatori dall'altro, e nel caso in cui avessero necessità di aiuto, dare attraverso i parenti, gli amici o comunque i figli o i nipoti, poter dare, garantire un'opportunità di poter utilizzare al meglio in questa direzione, insomma. E cosa vi aspettate invece dal Mobile Meeting Exhibition? No? Qual è l'idea di incontrare partner? Questa è un'unica opportunità in Italia, dove viene organizzato un consesso di supplier da una parte, qui fornitori da una parte e operatori del settore dall'altra. È un'opportunità per incontrare di nuovo gli utenti che operano nel settore della consumer elettronica. È un'opportunità per scambiarci qualche idea, far vedere qualcosa di innovativo e capire dove sta un po', cioè il mercato lo sappiamo, ma capire magari da vicino come sta, certo, evolvendo il mercato anche da per chiudere, no? Ci siamo incontrati diverse volte, oltre ai feature phone, l'hai detto tu prima, insomma, si parla anche di servizi proprio dedicati agli anziani, eccetera. Sì, questa è un po' la nuova frontiera. Sì, stiamo lavorando in questo segmento di riferimento, che è un po' legato alla teleassistenza, una teleassistenza un po' evoluta. A livello europeo abbiamo recentemente acquisito due aziende molto importanti nel nord Europa, cerchiamo di portare anche nel sud Europa l'esperienza che abbiamo acquisito e che stiamo acquisendo tipicamente nel mercato nord. Sempre di più questo segmento di riferimento ha bisogno di avere un aiuto magari vero, per cui tendenzialmente lasciare le persone nel proprio habitat naturale, nella loro casa, e farle vivere con più tranquillità, certo, non solo è un'opportunità per loro ma anche un vantaggio per noi, che siamo tranquilli, dove se vogliamo avere un contatto magari attraverso la tecnologia riusciamo ad avere la sicurezza, la serenità, certo, per farle vivere molto meglio. Molto meglio stare in casa. Tendenzialmente vivono meglio e vivono più a lungo se stanno nel loro habitat naturale. Assolutamente sì.
Mauro, io ti ringrazio. Grazie a voi di essere venuto e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie, a presto. Buongiorno.